incazzati no, però bisogna stare attenti a queste cose, perché non possiamo prendere così tanti gol. Quindi più attenzione, lavoreremo per quella vittoria nasconde un po' il tutto oggi, però in settimana sicuramente vedremo dove abbiamo sbagliato. Anche perché diciamo non è parte prima del gol. Poi dopo sì, però comunque la partita sembrava in controllo, è sempre stata in controllo. Sì, stiamo controllando bene la partita, stiamo facendo qualche ripartenza buona, loro non erano così tanto pericolosi. Poi, sai, una piccola disattenzione, fanno quel gol e alla fine hai un po' di timore di prendere gol, quindi non la prendi, la prendono loro e hai un po' di paura. Quindi è importante che poi l'arbitro ha fischiato, abbiamo vinto 2-1 e abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali. Solo ci sei. Ciao, Ciao. senti, sulla posizione del campo spesso fate così con Ronaldo che vi scambiate, no? Ti fa il regista basso oppure come è successo dopo 20 minuti si è andato avanti. Dov'è che ti trovi meglio, sinceramente? Allora, Ma il mio stando che si ruolo, guarda anche l'avversario. no, ma il mio ruolo è la mezzala, quindi quello è il mio ruolo. Poi il mister dovete dare 100%. Perché il fatto di scambiarci con Ronaldo è per non dare il punto di riferimento agli avversari, per agevolare anche Ronaldo di muoversi, di toccare più palloni, quello. Poi mi sono alzato pure perché volevo andare a prendere Nunes, il loro mediano, di pizzicare qualche pallone. Questo è stato così. Non è una cosa di cambio di ruolo deciso prima. È una lettura da dentro il campo che a volte si legge, la facciamo. Questo. Grazie. Niente. Visto che abbiamo l'opportunità di parlare dal vivo, io ti volevo chiedere come è stata la tua estate, soprattutto dalle stagioni dell'anno scorso, e allora, che voce, insomma, si è visto, come vi siete vissuti quest'estate, se c'è stata veramente la possibilità che potessi definitivamente andare via o se siete voluto restare. L'estate l'ho vissuta, penso, 15 giorni di depressione, per come è finita, quindi non pensavo né a calciomercato né a niente. Avevo un po' di rammarico, di delusione, perché non meritavamo di finire così l'anno scorso. Poi siamo ripartiti, ci siamo parlati tutti insieme, il gruppo dell'anno scorso, abbiamo detto che bisogna riprovarci. Le notizie di calciomercato penso che non ci interessavano. Noi con i ragazzi abbiamo deciso di continuare a provare questa cosa qui che l'anno scorso ci è mancata. Speriamo bene. Quello che si è capito è che sono fatto un patto per riprovare a riprendervi. Oh, patto, ma penso che di notizie di calciomercato magari è arrivata qualche interessamento, così, ma non è che qualcuno è arrivato, cioè non siamo comunque dei giocatori liberi, siamo sotto contratto col Padova, quindi non è che il Padova andava a regalare i giocatori. Quindi noi abbiamo deciso comunque stiamo bene qui, perché cambiare? Abbiamo deciso di riprovare a provare a vincere questo campionato. Dico che sono belle che i ragazzi sono credete di la vittoria lì perché immagino insomma, siete rimasti molto male se sono stati allenamento un ragazzo giovane che sta crescendo Sì. e stati vicino anche questi giorni. Sì, dispiace tanto. Ilia è un ragazzo molto valido, un ragazzo d'oro, un ragazzo d'oro, un ragazzo che lavora bene, un ragazzo che era andato da poco in nazionale. Settimana è successa questa cosa che si è fatto male al ginocchio. Dispiace tanto perché quando vedi un ragazzo giovane farsi male al ginocchio, perché sappiamo tutti che l'infortunio del ginocchio è un infortunio brutto, dico solo che devo stare vicino, spero che tutto va bene dall'operazione alla riabilitazione. Tutto. Posso solo dire questo. Lo aspettiamo a braccia aperte. Questa vittoria è dedicata proprio a lui.